Nuova operazione dei carabinieri della compagnia di Sapri contro gli abusi edilizi. Mentre la forestale scova un'altra discarica fuori legge nel parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. L'attività investigativa contro i reati ambientali e la tutela del paesaggio colpisce ancora. I militari del comandante Tamorri hanno sequestrato un milione di euro di immobili, ritenendoli privi delle autorizzazioni necessarie. Sette le persone denunciate all'autorità giudiziaria al termine del blitz, che ha interessato tre. Comuni diversi. A Sapri sono finite nel mirino quattro persone del posto che, secondo i carabinieri, avevano costruito abusivamente un grande edificio da adibire ad appartamenti per un valore di 700.000 euro. A Sanza è stata denunciata una persona e sono stati apposti i sigilli a cinque manufatti per una volumetria di 1.400 metri quadri e del valore complessivo di 200.000 euro. Sotto inchiesta sono finite anche due strutture ad uso abitativo di 260 metri cubi e del valore di 100.000 euro. Euro costruite a palinuro, opere per le quali sono state denunciate due persone, mentre la Forestale ha posto fine con il sequestro dell'intera area allo scarico abusivo di rifiuti in località Grava Morta nel comune di Ottati. Spazzatura di ogni genere veniva abbandonata in modo indiscriminato da parte di ignoti. I rifiuti venivano sversati direttamente sul suolo, privi di ogni criterio e strutture per il loro stoccaggio e contenimento, esposti agli agenti atmosferici tali da compromettere sia le matrici ambientali quanto da pregiudicare la salute pubblica. Le giubbe verdi per evitare ulteriori conseguenze all'ambiente circostante hanno provveduto ad apporre i sigilli all'intera area avviando indagini finalizzate a caratterizzare la tipologia di rifiuto, quantizzarlo e ricercare elementi che consentano di individuare gli autori del reato. Durante il sopralluogo e la perlustrazione del sito due persone sono state sorprese mentre cercavano di disfarsi dei rifiuti. Sono state identificate e sanzionate.